Bene, tutti avete sentito della bocca Tutti bionica, avete sentito della bocca bionica? di come insomma ricostruiamo la bocca qua a Chisinau. Invece i policlinici di Iași e Bucarest sono dei policlinici dove si iniziano le terapie, anche qua da noi si iniziano, però diciamo che il vantaggio di clinica di Chisinau in Moldavia rispetto alle altre di Iași, che qua si fa la chirurgia maxillofacciale, ovvero quel tipo di chirurgia un po' più estrema, più spinta, dove si devono togliere impianti falliti oppure dove non c'è proprio più osso e dobbiamo utilizzare degli impianti che sono non convenzionali, impianti zigomatici, fare grosse ricostruttive ossee per poter mettere gli impianti. Invece le cliniche di Iași sono delle cliniche che nascono dopo quella qua di Chisinau e sono delle cliniche che sono di supporto a pazienti che devono iniziare le cure, magari non fare delle cose estreme, rimettere tutti i denti però su impianti dentali convenzionali quando ancora c'è abbastanza osso. E poi ci saranno delle altre cliniche in futuro che vengono aperte, una a gennaio dell'anno prossimo che sarà a Bergamo, che aiuterà poi a fare il mantenimento negli anni dei lavori che vengono eseguiti. Quindi, e anche magari fare le sostituzioni gomme, io le chiamo così, no? I denti si consumano, come vedremo oggi, e quindi ci sono da pensare anche le strategie poi per durare negli anni il lavoro, e tra queste strategie c'è anche quella di poter andare a fare delle sostituzioni direttamente in loco in Italia. E tutto nasce da un percorso lungo che abbiamo fatto in gruppo, ormai siamo più di 200 persone qua tra Romania, Italia e Moldavia. E tutto nasce da una tesi di laurea, che è una tesi di laurea sulle ricostruttive della bocca. Questa era la tesi di laurea sulle ricostruzioni dei seni mascellari. Non so chi di voi ha fatto la ricostruzione dei seni mascellari, grande rialzo di seno mascellare. Questa poi che mi porta in giro per l'Europa a cercare, insomma, il posto dove andare a fare questi tipi di riabilitazioni, che erano le riabilitazioni più complesse, quelle dove il paziente ha perduto ormai completamente i denti, che non è che si fanno poi in Italia, in tutte le città. Cioè sì, si fanno, tutti i dentisti mettono gli impianti dentali, però non con i prezzi a cui è possibile accedere magari in altre nazioni. E quindi essendo prezzi più alti in alcune nazioni come che so, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, se ne fanno di meno. E facendone di meno si può utilizzare materiali che non sono il top, non sono l'ultimo ritrovato sul mercato perché sarebbero troppo costosi. E allora si usano sia modelli di produzione vecchi, datati, che sono più economici, oppure si usano materiali più semplici che sono più economici, come i denti in resina o i denti che non sono poi dei denti definitivi, ma sono dei denti che vanno ribasati ogni tanto e si hanno poi dei problemi negli anni. Quello che abbiamo fatto poi in Moldavia è stato appunto creare una serie di linee dentali, che poi sono le linee dentali, le protesi sono la parte finale che mastica, che lavora, che fa masticare il cibo al paziente, che avessero dentro tutta una serie di soluzioni per poter ovviare ai problemi che hanno questi materiali artificiali, tra cui appunto il fatto di non essere sensibili, i denti non sono innervati, e il fatto di essere soggetti a rotture. Si possono rompere i denti finti, invece quelli naturali è più difficile, cioè ti devono proprio dare un cazzotto per romperti un dente. Invece i denti artificiali sono materiali che sono molto più sensibili alle rotture perché sono più flessibili o più fragili, proprio sono. E delle volte ci possono essere nei cibi degli elementi che li rompono i denti, come per esempio il sale grosso può avere dei sassolini dentro, i legumi non setacciati possono avere dei sassolini che se ci vanno poi tra le arcate definitive,
che sono delle arcate non sensibili che poggiano su degli impianti non innervati, il paziente non lo sente che sta masticando una cosa dura, proprio non la sente, cioè ci finisce, ma se ne accorge che ha masticato qualcosa dura perché sente crack, che va a rompere i materiali. E quindi quello che è, e questo è un rischio che non si può eliminare, cioè è un rischio. L'unica cosa che si può lavorare è nel versante soluzione, come lo risolvo nel caso si rompa il dente. Okay. E da lì è nata la necessità di lavorare con il computer, lavorare con il robot, andare a produrre i denti in maniera standardizzata, che con un clic può essere replicato un'altra volta, è come stampare un libro con la stampante che se si rompe un foglio, oppure un clic lo ristampi. Il libro, ce l'hai in memoria, memorizzato, e hai la possibilità, cioè non l'hai scritto a mano il libro e quindi devi rimetterti a scrivere a mano il libro. Questo è stato un percorso lungo, ci siamo arrivati sbagliando, vedendo tanti lavori che si rompevano e quindi andando a parlare direttamente con i tecnici che producono i denti, perché poi la verità è che questi denti vengono prodotti dai tecnici, non dal dentista. Infatti, se noi andiamo a vedere il grosso che c'è in una riabilitazione come in questa foto, tutto quello che è bianco è artificiale, tutto quello che è chiaro in questa fotografia. Si vede bene? Se si vede agli asci, alzate una mano. Ok, si vede bene. Se noi andiamo a vedere tutto quello che viene a essere ricostruito, è una bocca artificiale fatta con materiali artificiali che non c'entrano nulla con i denti naturali. E quindi tutti questi materiali soggetti a rotture devono poter essere rimpiazzati in caso di necessità. Quindi la prima necessità è quella di avere un qualcosa che può essere smontato in caso di rottura. La cosa più importante che si può fare è prevedere che qualcosa si possa rompere, una gomma si può forare, okay? Un cerchio si può storcere dell'auto, si può rompere anche il semiasse, però in quel caso cosa faccio? Non butto l'auto e ne compro una nuova. Devo pensare a smontare la ruota o cambiare il copertone o cambiare il cerchione. Oppure cambiare i bulloni, si possono spanare i bulloni, per esempio, no? Svita oggi, svita domani. Magari un paziente che ha necessità, che non riesce a pulire i denti, e ha bisogno di un igienista che l'accompagna tutta la vita, che gliela svita, gliela pulisce sotto un getto di acqua e bicarbonato e poi gliela riavvita. Però dopo 9-10 volte che la svita, quei bulloni si usurano, quelle viti. Allora, quando vai a vedere che l'esagono, dove ci entra la brugola, vedi che quello sta iniziando a consumarsi, la cambi la vite. Vai a vederla con gli ingrandenti, se quello già è usurato, si cambia la vite. 30 euro si butta quella e se ne mette una nuova, eviti di arrivare all'usura finale della vite. E quello che si va a prevedere quindi è che ci possa essere usura, rotture. Usura delle volte è anche una cosa positiva, è una cosa che ci può anche aiutare, perché poi tutto il nostro organismo è un qualcosa che si adatta, noi non siamo mai quelli di 3 anni fa, siamo completamente diversi nella postura, siamo diversi anche nel colore della barba, io 5 anni fa non c'avevo un pelo bianco, però non è male invecchiare, è un adattamento. Ok, l'usura dei denti non è una cosa negativa, è la postura che cambia. È la bocca, l'articolazione, sono l'assetto neuromuscolare che cambia nel tempo. Noi non abbiamo la schiena di quando avevamo 20 anni, ha una incurvatura diversa, ma non stiamo male. Oddio, c'è chi sta male, che è patologico, ma in realtà la gran parte delle schiene sono storte, o le gambe sono una più corta dell'altra. Ho le spalle una più alta dell'altra, io ho questa bassa, per esempio, di spalla, ma non è che sto male. Semplicemente siamo storti. Ci storciamo e siamo asimmetrici, siamo esseri viventi che non siamo speculari come i videogiochi, no? Una pianta uguale, destra, sinistra, noi siamo completamente diversi. È impossibile trovare poi una pietra che sia identica a un'altra. Il principio della natura è la diversità.
è impossibile avere una bocca che sia perfettamente simmetrica nei movimenti, è una bocca che è tutta asimmetrica nei movimenti. E quando noi mettiamo dei denti che sono perfetti in un ambiente che invece non è perfetto, che è tutto ammortizzato, molleggiato, c'hai i denti che muovono di più verso destra perché i muscoli sono con quell'assetto, oppure il cervello è abituato a quella postura. E noi andiamo a creare in realtà un qualcosa che può creare un fastidio. Ed è questo è un elemento da considerare quando si va a ricostruire tutta la bocca. Perché quando ricostruisci tutta una bocca, e questa è una cosa che ci sono arrivato anche dopo diversi anni a capire, parlando tanto con il dottor Podgorni, che è uno dei nostri colleghi che ora sta a Bucarest. Quando volevamo rilevare i dati del paziente patologico che aveva problemi, gli diceva: no, in questo caso non devi rilevare un bel nulla, perché stai rilevando dei dati di un paziente che sta male. Devi invece mettere dei dati e vedere se con quelli sta meglio, cioè mettere dei nuovi denti con una nuova postura. Possibile anche che non starà meglio, ma starà peggio, più delle volte sta meglio, e allora a quel punto andare a creare una nuova postura. Ci sono invece quei casi in cui il paziente sta bene, allora in quel caso devi recuperare quei dati e metterli poi nei denti definitivi, passando prima per i provvisori. Ci dobbiamo ricordare che quello che va poi messo nella bocca del paziente, tornando all'esempio dell'automobile, sarebbero praticamente le gomme, dipende anche dall'uso che ne fa dell'automobile, se metterle da bagnato oppure da asciutto, dipende dove deve guidare, dove deve andare, cioè il tipo di denti da mettere, dipende anche della situazione in cui si trova la bocca del paziente. E quindi tutto, anche quella che è la logica di che cosa mettere dentro, determina poi la rottura, il fallimento oppure la durata nel tempo del lavoro. Quindi non si può certamente fare diagnosi a distanza e delle volte è anche difficile fare, come dire, diagnosi in presenza col paziente. Ma la vera diagnosi riusciamo a farla dopo con i provvisori. Cioè, avendo montato già nella bocca del paziente dei denti provvisori, il paziente inizia a mangiare, allora vediamo se saltano fuori i problemi o no. Ed è quella la fase di ascolto, dove iniziamo a ascoltare il paziente quando torna, dopo la prima fase. La prima domanda che gli facciamo è questa: come ti sei trovato? Se ci sono stati problemi, allora andiamo a modificare i denti. Se non ci sono stati problemi, non modifichiamo i denti. Teniamo anzi quei denti che avevamo messo come provvisori come riferimento sulla postura delle ossa. Okay? Poi certo possiamo cambiare le forme, il colore, la lunghezza anche dei denti, però senza cambiare il rapporto tra le ossa, quello che abbiamo ottenuto con i provvisori. Quello che va considerato quindi è che comunque possiamo anche sbagliare, anzi sicuramente sbagliamo. Il più delle volte è che il corpo tollera i nostri sbagli, è per quello che abbiamo successo, ma stiamo facendo dei lavori che possono essere soggetti a rotture. E allora dobbiamo prevedere che ci possa essere un fosso che non ci aspettiamo, o una buca che non sappiamo, oppure che ci possa essere a un certo punto un terreno scivoloso dove la macchina esce fuori e si fa la fiancata. Allora dobbiamo prevedere cosa faremo in quel caso. I materiali devono essere smontabili, devono poter essere replicabili economicamente, non dover riniziare tutto il lavoro da capo e esporci a delle spese non sostenibili, perché se io compro un'auto che poi devo spenderne quanto l'auto per sistemarla, alla fine non ho trovato un'ingegnerizzazione della costruzione che ha un vantaggio poi. Cioè, compri un'auto che magari è anche economica, però è usa e getta. Ti conviene ri ricomprarla. Dov'è il risparmio lì? Non c'è. Devi pensare anche nel numero di impianti che si mettono, no? Quanti impianti si mettono. Delle volte può essere uno svantaggio avere molti impianti, perché uno non riesce a pulirli tutti, per esempio. E lì bisogna calibrare anche con le capacità del paziente di mantenere il lavoro poi avvitato nella bocca, pulito, igienizzato. E quello che facciamo in questi casi è quindi prevedere
vedere proprio anche la persona, che tipo di igiene riesce a portare. I lavori possono essere più o meno complessi, ma sono tutti degli assemblati di diversi materiali, che ogni materiale poi è registrato con il computer, di modo che nel caso di riproduzione di alcuni pezzi, noi possiamo richiamare il singolo pezzo e ristamparlo. I denti devono essere quindi allontanabili dalla bocca, devono poter essere svitati, e quindi la necessità di avere dei sistemi di viti, bulloni, non devono essere dei denti che vengono cementati, e in più devono essere dei denti che certo simulano quella che è la natura. Deve essere possibile andare a camuffare questi denti col viso del paziente. Quindi bisogna usare dei materiali che simulano le parti perdute del corpo umano. Non posso usare dei materiali che sono molto distanti dalle proprietà ottiche, per esempio, di un dente. I denti in ceramica, quelli che si facevano anni fa, metalloceramica, le classiche capsule, le corone, sono dei denti finti, cioè che li vedi, sono finti, comparati con i materiali di oggi. Oggi riesci a fare dei denti che sono iperrealistici, delle simulazioni che è difficile all'occhio del paziente capire che quello è un dente finto. Un tempo i denti che si facevano erano dei denti un po' più finti, fatti però di materiali che erano un po' più basic. Andavano bene, sono andati bene per tanti anni, però diciamo che oggi con le scoperte che sono state fatte, i nuovi materiali che vengono utilizzati, ecco, questo è il livello di simulazione che si può ottenere. Si vede poco là, si vede il monitor là, è connesso, forse nel monitor lì si vede meglio. Però sono sempre denti finti. Ok, sono sempre dei bei denti finti, artificiali. E questi denti hanno il difetto quindi che si possono rompere, possono ingiallirsi, il paziente può continuare a fumare dopo, certo, ma mette in conto che si ingialliscono se ci fuma, no? Come tutti gli oggetti, no? Se ci butti la nicotina sopra, ci sta che quell'oggetto si ingiallisce, perché sono comunque degli oggetti questi. Non sono denti naturali. Ecco, vedi qua a sinistra, per esempio, questi sono i vecchi denti, quelli in ceramica, metalloceramica. Sono dei denti un po' più. Ora lascia perdere che lì vicino alle gengive c'è il nero che si sono cariati, però se guardi proprio il dente, quelli a sinistra sono dei denti dove c'è un monocolore. Invece quelli a destra ci sono delle zone dove sono un po' più azzurrini, un po' più arancio, un po' più scuri in altre zone, hanno una tridimensionalità, il colore che ti dà la sensazione che sono dei denti veri. Quello che succede è che questi denti a sinistra erano fatti a mano, come il vetro, si mette una polverina che poi si porta a 1000 gradi, vetrifica, si fonde praticamente. E poi alla fine veniva limato, lucidato come le unghie, no? Chi fa le unghie, prima le scartavetra, poi le lucida, poi le tira lucide, ci mette anche la glasatura sopra, trasparente lucido. Uguale, così si fa con questi materiali, la procedura è la stessa. Invece gli altri, quelli a destra, sono dei denti fatti da dei robot. Da dei dischetti di materiale che vengono, si muovono questi in 5 assi e una fresa li fresa. La cosa buona è che quelli possono essere replicati nella stessa forma quante volte voglio, è come la stampante, vi dicevo, no? Metto di nuovo un altro blocchetto, dischetto, e quello lo riproduce nuovamente. Poi la parte finale sì, vengono sempre lucidati a mano, glasati, fatti a mano, però la cosa buona è che avendo un robot che stampa questo dente, sono poi dei dischi, questi che hanno un gradiente di colore che va da una superficie all'altra del dischetto che cambia, che vira. Quindi a seconda di dove si trova il dente nel dischetto cambia il colore il dente. È come una cialda, un biscotto
che ha una densità che varia e anche un colore diverso da una superficie all'altra. Okay? Quindi a seconda di dove si trova il dente che viene fresato, cambia colore e quindi in bocca ha un colore diverso dalla gengiva rispetto al margine dove mastica. E avendo però in memoria la posizione di dov'è il dente nel disco, quando io lo vado a riprodurre avrà sempre lo stesso gradiente di colore, perché viene fuori dal disco sempre in quella posizione del disco. Io ho in memoria il codice del disco che è stato usato, che c'ha quel gradiente, e quindi quando vado a riprodurlo, insomma, viene. È come la stampante, no? Ogni volta che stampo la dimensione dei caratteri è sempre quella, anche se cambio il foglio. Però la dimensione del carattere è sempre quella, anche se cambio la dimensione della carta. E questo perché l'abbiamo fatto? Non perché vogliamo essere fighi, che facciamo le cose così, perché avevamo necessità di stringere i tempi. In 7 giorni dovevamo consegnare i denti e dovevamo, in caso poi di problemi, poter cambiare i denti, il progetto. E quindi cosa abbiamo fatto? Col tempo abbiamo iniziato a vedere tutti quelli che erano i problemi, abbiamo iniziato a cercare soluzioni per tutti quelli che erano i problemi. Il tempo, poco tempo, ok, facciamo col computer, di modo che se dobbiamo modificare, modifichiamo al computer una virgola e mandiamo in stampa il libro quando è perfetto. Invece facendoli a mano, come questi a sinistra, se c'è qualcosa che non va, devi riniziare da capo. Dalla struttura che regge la ceramica, alla ceramica devi ridare a mano tutte le forme, e c'è il rischio che il paziente rimaneva in Moldavia un mese, non se ne veniva a capo e si trasferiva a vivere qua per finire i denti. Invece adesso è possibile, non so quanti di voi li hanno fatte, per esempio delle prove, dei test prima di fare i definitivi. Hai fatto prima delle prove, è come fare una parrucca prima di tagliare i capelli. Cioè prima ti taglio la parrucca e vediamo se va bene, perché è difficile, se no puoi recuperare il tempo perduto. È meglio invece dare il click finale dopo che abbiamo visto che non ci sono dei macro problemi. Però questo lo puoi fare lavorando col computer. Cioè io stampo prima la bozza, prima di stampare il libro definitivo, 1000 copie. Stampo prima una bozza, vedo se ci sono errori, difetti, oppure se voglio cambiare la copertina, la cambio prima. E soprattutto ci risolveva il problema di lavorare col computer nel caso della rottura. Cioè che se si rompeva qualcosa, io ho in memoria tutte le singole forme dei denti, posso richiamare in memoria quel dente, quell'arcata, un clic e la riproduco. Okay? Noi mandiamo per esempio il libro da stampare qua da Kishina o a Yashi, lì a Yashi c'è un robot che stampa il libro che noi abbiamo inviato via internet. Uguale che per i PDF, che per le mail che inviamo. Noi possiamo inviare anche denti 3D da una parte all'altra e possono lì modificarli. O dirci: guarda, modifica questo, questo, e noi modifichiamo e mandiamo a produrlo là. E questo l'abbiamo iniziato a fare perché avevamo molti pazienti che, iniziando a lavorare in un paese molto economico, più economico anche della Croazia, a un certo punto poi succede l'effetto avverso, diciamolo così, che iniziano ad arrivare sempre più pazienti. C'è il rischio che si crea un collo di bottiglia. Per aprire questo collo di bottiglia dovevamo poter mandare i file a dei designer sparsi nel mondo e quindi avere disponibilità, non dico infinita, ma di parecchio aumentata di persone che curano il libro, che fanno il design, lo modificano rapidamente. E andare più veloce significava aumentare la disponibilità delle persone che fanno il design. Qua da noi, per esempio, c'è una parte di designer, ma non facciamo tutti i design qua. Ci sono designer anche a Bucarest, ci sono designer in Inghilterra, in California ce ne sono, a Mosca ce ne sono. E loro ricevono i file e rimandano indietro i file, per esempio. E questo apre una grossa digressione, che è la telemedicina, cioè il poter lavorare in equipe a distanza, cioè su uno stesso progetto, come viene prodotta, che ne so, la BMW, una nuova macchina. C'hai quello che produce le lamiere, che magari si trova in California, il capo progettista che si trova in Germania, e magari c'hai i progettisti dell'impianto elettrico che si trovano magari a Singapore.
Non per forza devono essere tutti nella stessa stanza quelli che progettano la nuova macchina. Ce n'hai uno lì e uno là. Però il progetto è unico, è unificato il progetto e tutti possono accedere al progetto. E questo ci ha aiutato intanto a crescere parecchio, perché ti confronti con delle equipe che fanno solo questo. E non ti confronti invece con l'odontotecnico della città che serve tanti piccoli ristorantini, piccoli dentistini che fanno un dente, un dentino, due dentini, un puntino, ma solo con equipe che fanno ristrutturazioni complete della bocca. Si sono creati molti legami, anche momenti di confronto dove alla fine le cose che non funzionavano già si sapevano. Perché lavori con equipe che lavorano con più centri che sparsi in giro per il mondo, che fanno solo come noi questo genere di ricostruzione, che ne so, in Thailandia, in Costa Rica, sono alla fine queste le zone dove si fanno più ricostruzioni complete della bocca. L'Est Europa, il Centro America e il Sud-Est Asiatico, è lì che si concentrano i casi più completi, più complessi. Ci ha risolto il problema quindi della replicabilità dei lavori in caso di rotture. Che era un grosso problema, ovvero, cioè, noi facciamo i denti di pazienti che hanno grossi problemi, non facciamo cosettine semplici, però fare in quantità cose complicate significa caricarsi la schiena ogni mese di tanta responsabilità. Significa che se noi abbiamo ogni mese più di 200 pazienti, ogni paziente ha due arcate, significa 400 arcate nuove che si possono rompere ogni mese. In giro per l'Europa. Ok? A fine anno devi quantificarlo quel rischio e per abbatterlo quel rischio, che non puoi comunque eliminarlo, devi lavorare dove? Sul fronte del modo in cui produci le cose, gli oggetti. Perché questi alla fine sono oggetti che vengono prodotti col computer e roboticamente. Se invece io dovessi fare tutti i vetri di Murano fatti a mano, si possono rompere i vetri di Murano? Sì, certo. Possono rompersi. Il fatto che siano belli non significa che non si possono rompere. E devo pensare allora a fare dei vetri fatti in maniera industriale. Cioè che io posso richiamare il progetto, che ne so, del bicchiere, un clic e ristamparlo. Ossequi. Sono stato inappagato Bentornato. E quindi è importantissimo che cosa? Andare a riprodurre i denti in maniera robotizzata, che si possano ripetere. In caso, questo è l'unico modo che c'è oggi di abbattere il rischio di avere un paziente che rimane in questa spirale del dentista, che non esce fuori da questa spirale del dentista. Sono denti iperrealistici, ma che si possono rompere. Sono denti tutti assemblati, che si possono svitare in caso di problemi, perché hanno le viti, i bulloni. E sono denti, vedi, che possono essere richiamati file tridimensionali di come erano realizzati e possono essere ristampati con dei robot che da delle cialde, vedi, vanno a rifresare esattamente i denti così come erano. E questa è stata la grande rivoluzione, il fatto che noi oggi scriviamo non più i libri a mano, ma li scriviamo col computer con degli scrittori che stanno dall'altra parte del mondo. Chi fa le fotografie del libro, c'è cioè quello che poi dall'altra parte fa la copertina, quello che si occupa del testo e poi c'è il creativo che mette la storia dentro il libro. Però il poterlo poi stampare in serie ci permette di poterlo ristampare in caso di problemi. Senza internet noi non esisteremmo, questa clinica non esisterebbe senza internet.